trovati all'agenda del santuario per raccontarvi un'intensa settimana di eventi e appuntamenti, pellegrinaggi e celebrazioni che hanno caratterizzato questi giorni a San Giovanni Rotondo nella città di San Pio. Stasera recitiamo il Santo Rosario anche a favore delle missioni nel mondo come ogni primo mercoledì del mese. Ecco, noi preghiamo sempre per le missioni e soprattutto per quelle missioni che sono perseguitate. Chiediamo al Signore anche le vocazioni alla vita consacrata e alla vita missionaria. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie. Mercoledì 5 giugno, giornata dedicata alle missioni. Fra Raffaele Mangiacotti, del centro missionario provinciale, ha presieduto la Santa Messa Vespertina, preceduta dal rosario recitato da Fra Antonio Di Mauro, missionario cappuccino. Sia santificato il tuo nome. Stasera, come dicevamo, noi preghiamo anche per le missioni. Se noi dovessimo raccontare come missionari quante prove ci sono stati anche nella nostra vita. Ieri sera, Frantonio, adesso che questa sera qua, ha detto il rosario, è tornato dall'Africa per un periodo di riposo. Ma anche lui sicuramente ha le sue storie da raccontare, quante sofferenze tante volte si vivono nel nome di Gesù, ma la fede non deve venire meno in quei momenti difficili, in quei momenti tristi, perché Gesù stesso ha detto questo, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se ha sofferto lui possiamo aggiungere, soffriremo anche noi, nella sofferenza c'è la redenzione, c'è l'accesso alla vita eterna. Giovedì 6 giugno, padre Mariano Di Vito, vicepostulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio fra Daniele Natale, ha presieduto la celebrazione eucaristica delle 18, come ogni mese, dedicata al confratello del santo di Pietrelcina. tutti è, è sempre un'ottima occasione questa di ritrovarci il 6 di ogni mese per ricordare questo nostro grande amico, fratello, il Servo di Dio fra Daniele Natale. Dicevamo all'inizio che gli uomini e le persone buone, anche quando non ci sono più su questa terra, fra Daniele e il servo di Dio, è in corso, siamo quasi alla fine, le ultime battute, il processo di beatificazione e canonizzazione, ma vale per tutti, gli uomini buoni, quelli che il Papa chiama i santi alla porta accanto. Anche se non sono più presenti fisicamente, la loro presenza come testimonianza è sempre una ricchezza all'interno della comunità cristiana. E si dicono sempre quella parola che attualizza la parola di Dio, Dio che parla. E i santi, lo diceva un grande Papa, San Paolo VI, i santi possono essere anche definiti o gli uomini buoni, eh, come quelle persone che incarnano, fanno vedere visibilmente questa parola che noi ascoltiamo e la vivono, l'hanno vissuta nella loro vita e quella loro esperienza passa, diventa come un grande tesoro per la Chiesa e noi attingiamo all'esperienza dei santi. Qui siamo nella casa di Padre Pio, sappiamo la grandezza di questo santo straordinario e fra Daniele appartiene a questa schiera di discepoli di Padre Pio che in qualche maniera a loro modo, con la loro personalità unica, con la loro individualità, sull'esempio proprio di quella testimonianza, hanno impostato anche la loro vita e diventano questa testimonianza che vale per noi. Ed è ancora un'occasione più straordinaria che celebriamo questo ricordo di Fra Daniele il 6 di giugno, proprio nella, nella, nel vespro della solennità del Santissimo, del Sacratissimo Cuore di Gesù. Lutto nella provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. All'età di 79 anni è morto padre Salvatore Scopece, una vita a servizio degli ammalati di Casa Sollievo della Sofferenza. Dal 2007 fino all'ultimo dei suoi giorni, padre Salvatore è stato cappellano e coordinatore dei cappellani dell'Opera di Padre Pio. Le sequie sono state celebrate sabato 8 giugno da Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia e Vieste San Giovanni Rotondo, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, e l'omelia è stata tenuta dal ministro provinciale Fra Francesco Di Leo. Come non ricordarlo ora, fra le corsie dell'ospedale di Padre Pio, intento a dispensare misericordia e cibo imperituro per le anime sofferenti nel corpo e nello spirito. Come non ricordarlo nel suo indefesso ministero di parroco? Come non pensare a lui e ai tanti anni che ha dedicato alla formazione dei più piccoli della famiglia francescana e dei giovani delle scuole superiori, che ha visto crescere e di cui è rimasto negli anni un loro punto di riferimento? Come non considerare tutto ciò e tanto altro bene rimasto nel segreto del suo cuore? Come caparra di vita eterna. Quanta strada hai percorso, caro Padre Salvatore, fedele al carisma cappuccino, con la semplicità evangelica che ti ha reso attento educatore di intere generazioni. Presente sempre in mezzo alla gente, grandi e piccoli, malati e sani. Quanti sguardi bisognosi di una parola buona di speranza avrai incrociato? Quanti ostacoli e prove avrai dovuto affrontare e superare? Ma chissà quante soddisfazioni avrai anche sperimentato nella condivisione con altri fratelli dei diversi impegni pastorali, portati avanti sempre con grande senso di responsabilità e a volte anche con scrupolosa caparbietà. Niente di ciò che hai fatto nel nome del Signore rimarrà senza ricompensa. Le tue fragilità umane le affidiamo alla misericordia infinita di Dio, mentre tutto il bene compiuto, ne siamo certi, sarà l'unica vera credenziale che ti accompagnerà in quest'ultimo viaggio verso la patria beata e che si tramuterà presto in celeste ed eterna. Eredità. Commosso il ricordo del nipote Francesco Bosco. La tua lezione di allegria, qui c'è qualcuno che la ricorda ancora, di vicinanza, i ragazzi, partiva dall'autobus perché odiavi prendere la macchina al mattino e dicevi che le lezioni cominciano alle 7.30. Eri la spina nel fianco di autisti e controllori. Con te era sempre una festa. Tutti sapevano che eri sull'autobus, ma non per la tua altezza, ma dalla tua voce. Sì, i tuoi ragazzi, per te erano tutti ingegneri, come amavi chiamarli. Oggi sono tutti padri e madri di famiglia, ragazzi che portavi con te anche per le donazioni di sangue. Sei stato guida per i tuoi studenti, ma anche per generazioni di Araldini, di Gifrini, il tuo amore per i bambini era immenso. E a volte noi nipoti guardavamo gelosamente quel tuo sguardo, rivolto ad altri, ma per te, ai tuoi occhi, ogni giovane, ogni fanciullo era speciale. Tu eri colui che ogni giorno Consultava la sua agenda, rigorosamente scritta a penna, per ricordare di fare gli auguri per un compleanno, un anniversario, e arrivava puntuale a tanti il tuo messaggio, la tua telefonata. Dal 1995 sei arrivato qui a San Giovanni Rotondo, accanto a Padre Pio, prima come parroco, poi come cappellano, a casa Sollievo della Sofferenza. Sei stato un faro di luce, caro Padre, nella vita di molti. E forse non siamo riusciti a dirtelo, ma sappi che sei stato anche il nostro sole. Grazie Padre. Con te ogni volta che arrivavi a casa di nonna era una festa, era, era un divertimento. Il sorriso che mostravi, nonostante la sofferenza, sarà il sicuramente il ricordo più bello di te ad ogni nostro padre come stai tu rispondevi in verticale facendo capire a tutti noi che eri vivo, felice di esserlo anche se adesso per tutti sei qui dinanzi a questo altare benedetto in orizzontale sappiamo che sei più alto che mai La settimana di preghiera nel santuario di Santa Maria delle Grazie è stata ricca di appuntamenti. Numerosi fedeli che hanno preso parte all'adorazione eucaristica di giovedì 6 giugno e alla preghiera sotto la croce di venerdì, presiedute da padre Rinaldo Totaro. Se ci ama tan, tanto, ecco ci aiuterà, ci darà la forza di affrontare le sofferenze e soltanto con il suo aiuto possiamo superare anche queste sofferenze, ma quello che è importante con quello che ci dice Padre Pio e quello che ci chiede Gesù è di essere in comunione con Lui. E siccome noi siamo deboli, non ce la facciamo da soli, allora Padre Pio ci raccomanda di affidarci alla Vergine addolorata noi spesso contempliamo la Madonna nella gloria, ecco vediamo anche la Madonna delle Grazie circondata dagli angeli nella solennità, nello splendore. Ma ce lo ricordiamo che lei è stata lì sotto la croce. E tanti pensiamo, tanti hanno guardato a lei, l'hanno indicata lei è la madre del condannato a morte, lei è la madre del crocifisso. Quella spada che gli ha trafitto l'anima che Simeone gli ha predetto è stata dura, ma lei, ce lo ricordiamo, era lì ai piedi della croce. Sì, Grande partecipazione di fedeli alla fiaccolata Mariana di sabato 8 giugno, presieduta da padre Roman Rusek. Dio non può per forza dire: devi oprire, aprire occhi, no? Perché ci ha dato la libertà, libera volontà. Possiamo distruggere nostro, nostra coscienza, possiamo rifiutare i comandamenti, è così. E oggi vediamo il mondo, molto qualche volta. Fa così, Dio non conta, non, non, non abbiamo bisogno di Dio, noi facciamo le nostre regole, Dio non ci interessa. Però l'uomo perde, va alla perdizione, per questo capite che San Pio stava ore e ore nel confessionale e dimostrava la misericordia di Dio. E diceva del peccato, siamo tutti peccatori, questa è la verità che ci fa liberi, se riconosciamo questa verità. Il grande altro Papa Santo Paolo VI ripetuto questa famosa frase, più grande peccato del nostro secolo è quello di non riconoscere già peccato. Questo ci porta alla distruzione. Bene, allora come ovviare questo stato di cose? Come trovare una via verso Dio? Alla fine questo brano del Vangelo ci dimostra modello Maria Santissima che viene a trovare Gesù suo figlio amato. E possiamo essere sorpresi che, perché prima impressione è quella che Gesù non è, è tanto aperto. Non vuole andare subito a bracciare mamma, a baciare mamma, come stai? Non ti ho visto tant tanti giorni, eccetera, a parlare. No, ma Gesù, se andiamo in fondo, loda Maria. Sei la più bella persona nel mondo. In agenda. Torna il 30 giugno il perdono del Gargano, il cammino penitenziale da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo, promosso e organizzato dalla Pastorale Giovanile Vocazionale della Provincia Religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Alle 15 è prevista la partenza di alcune navette dal sagrato del santuario di Padre Pio verso Monte Sant'Angelo, da cui, alle 16.30 partirà il pellegrinaggio a piedi, il cui arrivo è previsto alle 23.30 con l'apertura della Porta Santa della Chiesa Antica. Lunedì 1 luglio alle 18 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Franco Moscone. A San Giovanni Rotondo, città di San Pio, è possibile visitare il Museo delle Cere, ospitato nel ristrutturato Palazzo Morcaldi. È stato creato con l'obiettivo di ricostruire alcune scene che illustrano la vita e l'opera del santo di Pietrelcina. Le scene proposte sono ordinate in una precisa successione degli eventi più importanti della vita del Santo. Le sculture di cera a grandezza naturale sono inserite in ambientazioni scenografiche precise e dettagliate. Il Museo delle Cere si trova in via Pirgiano a San Giovanni Rotondo. Per informazioni 331-310-8892 oppure e-mail museopadrepio.it. A San Giovanni Rotondo è possibile visitare anche il cimitero. All'ingresso, una piantina vi indicherà i luoghi in cui sono sepolti alcuni familiari di Padre Pio. I suoi genitori Orazio Forgione, Giuseppa Denunzio, i figli e padri spirituali e personaggi a lui vicini. I coniugi Ghisvardai, il dottor Sanguinetti, Carlo Campanini. Fino al 30 settembre sarà possibile recarsi al Campo Santo dalle 8 alle 14, dalle 16 alle 19, domeniche e festivi dalle 8 alle 14. Tra le tappe del pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo immancabile è la visita alla Basilica di San Michele Arcangelo. Da luglio a settembre i giorni festivi aperta dalle 7 alle 20, i giorni feriali dalle 7.30 alle 20. Da non perdere i tesori del culto micaedico, il tecum, la grotta, le fabbriche annesse, il museo devozionale, il museo lapidario, le cripte longobarde. Il visitatore ha la straordinaria e rare opportunità di ammirare pietre e tavolette di legno custodite con la stessa cura dei gioielli preziosi, di rintracciare i segni di una storia scritta insieme da umili e sconosciuti pellegrini e da potenti re, una storia che racconta di un amore e di una fede incondizionati verso il principe degli eserciti celesti. Il Corpus dei tesori del culto micaelico conta tra le sue interessanti e attrattive particolarmente il Museo devozionale, riallestito nel duemilaotto in ambienti capienti di idonei, realizzati appositamente. Esso custodisce tutto ciò che oggi appartiene alla basilica, un tesoro che riconosce lo stesso valore e apparamenti paramenti, suppellettili, tavolette, argenti, ori e oggetti d'uso quotidiano, e riconosce la stessa dignità di offerenti ai papi e ai fedeli, agli imperatori e ai loro sudditi. Nemmeno i francesi, quali razziarono nel 1799 tutto il possibile, riuscirono ad azzerare e distruggere questo prezioso patrimonio. Di testimonianze, di una fede che continuamente si vivifica e si rinnova tra le generazioni e si manifesta con il valore del dono tangibile e duraturo. Nella chiesa e nel santuario di San Pio tutti i giorni è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione, al mattino dalle 8.15 alle 12.45 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Sono a disposizione numerosi sacerdoti anche di lingua straniera. Prima di accedere alla sala confessioni è possibile sostare nella già sala accoglienza, che consente ai pellegrini di ricevere una benedizione per sé e per gli oggetti religiosi acquistati durante il pellegrinaggio. Inoltre è possibile richiedere la celebrazione di Santa Messe in suffragio dei fedeli defunti e lasciare una lettera ai frati cappuccini con fratelli di Padre Pio per chiedere preghiere ed esporre richieste e intenzioni personali. Sul sagrato della chiesa di San Pio è a disposizione del pellegrino l'ufficio accoglienza, il cui compito principale è accogliere i pellegrini nei luoghi di San Pio da Pietrelcina. L'ufficio pellegrinaggi è aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 19, ed offre ai pellegrini i seguenti servizi. Visite guidate in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e polacco per approfondire la conoscenza dei luoghi di San Pio e scoprire la chiesa a lui dedicata. L'utilizzo della sala del pellegrino per chi volesse consumare il proprio pranzo a sacco. L'utilizzo degli auditorium per incontri o eventi particolari. Prenotazione Pass per partecipare attivamente alla Fiaccolata Mariana che si svolge ogni sabato alle 21, da aprile a ottobre. Informazioni e prenotazioni sui sacramenti, battesimi, prime comunioni, matrimoni e anniversari. I riferimenti sono il numero di telefono 0882 417 500 oppure la mail info santuariopadrepio.it Informazioni sulle attività del Santuario di Padre Pio. Ogni sabato si rinnova l'appuntamento con la fiaccolata mariana in preparazione al giorno del Signore. La statua lignea della Madonna delle Grazie, venerata e custodita presso il santuario a lui intitolato, viene portata in processione fino al santuario di San Pio da Pietrelcina, spinta e accompagnata dai fedeli. A tal fine, tutti i pellegrini che volessero partecipare attivamente alla Fiaccolata Mariana come portatori della Madonna o come portatori della Fiaccola possono contattare l'ufficio Pellegrinaggi. I gruppi e le associazioni che prendono parte a vario titolo alla Fiaccolata Mariana potranno portare i propri segni distintivi, labari, bandiere o altro. Sarà cura del personale del santuario indicare il posto di ognuno durante la processione. Fuori da questo periodo, e tranne che non sia stato disposto diversamente, Ogni sabato sul sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle ore 21 recita del Santo Rosario, supplica e offerta dell'incenso alla Madonna. L'agenda del santuario termina qui. Grazie per l'attenzione e alla prossima settimana.